ti serve del Plemirio per fare un'immersione a Siracusa? Come te la senti? Bene. È un'immersione semplice, intorno ai 10 metri. Bene, sì. E abbiamo una logistica interessante, che ci portano con le barche, è bellissimo. Ah, ecco, meglio. Come l'altra volta, no? Quando siamo andati col gommone. Esatto, abbiamo delle persone che ci accompagnano. Un po' di riepilogo di segnali. Una stretta di mano, okay, e tu mi risponderai con ok, benissimo. Se invece c'è qualcosa che non va, io ti do due strette di mano. A questo punto io ti farò questo segnale qua, che vuol dire che risaliamo poco poco. Bene, fammi segnale che saliamo. Perfetto. Sei tranquilla? Sì. Un bacio. Ok. Carmelo è il mio istruttore di sub, però soprattutto un amico. Mi ha insegnato i segnali da usare quest'acqua con le mani. Ha avuto molta pazienza con me, non si arrabbia mai. E scendiamo insieme, mano per la mano. E ci facciamo dei segnali. Quando entro in acqua e comincio a guardare il fondo, mi si apre, praticamente mi si presenta uno scenario incredibile, uno spazio immenso, un'esplosione di colori, di luci, e anche di forme di vita. Ho cominciato così per gioco, col salvagente, con i braccioli. Poi un bel giorno ho deciso di togliere tutto e ho cominciato a nuotare liberamente. Da qualche anno a questa parte ho scoperto anche le immersioni con le bombole, con l'autorespiratore. Cioè, i movimenti sono più liberi, posso tranquillamente nuotare sott'acqua senza l'assillo di tornare in superficie e respirare. Quindi posso ammirare di più il fondo marino, i pesci. Con il mare ho un rapporto ancora più intimo.